Eccoci da questa location fantastica che è Grotti d'inverno, c'è stata una temperatura fantastica. Sono andato via da Roma che faceva 3 gradi e qui alla fine di percepito sarà una ventina. Ti voglio parlare oggi del quinto esercizio, che è quello più complicato da eseguire e contemporaneamente quello che porta più beneficio, soprattutto anche per la schiena. Questo esercizio lo chiamo il fiore. Ora ti faccio la descrizione dell'esercizio in palestra. Questo esercizio purtroppo non si può fare a letto. Iniziamo con posizionarsi seduti con le gambe aperte. Non bisogna esagerare nell'apertura e consiglio di dividerlo per chi ha problemi in 3 fasi. Anche io che più o meno riesco a seguirlo abbastanza bene, in ogni caso lo faccio in 2 tempi almeno. E per farlo efficace bisogna dargli un po' più di tempo a questo esercizio. Allora, gambe aperte, non c'è bisogno di avere una grande apertura. Ovviamente più uno è sciolto meglio è. Allora, la prima fase è questa, le gambe aperte, è cercare di stare in avanti, ci si può aiutare con le mani, portando in avanti così e abbassando la testa. Quindi teniamo questa posizione 20 secondi. Dopodiché si rilassa un attimo e si rifà un'altra volta, si riaprono le gambe e ci si incomincia a fare il lavoro con la parte superiore. Allora, le gambe ovviamente tireranno gli adduttori e tireranno i bicipiti femorali. Più stiamo avanti, più lavoreranno. E ora incominciamo invece a fare il lavoro con le braccia. Allora, portiamo, diciamo, il braccio sinistro dietro la testa e poi ci incliniamo dal lato destro. Non bisogna scendere tanto, bisogna solo impostarlo l'esercizio. Giusto arriva l'attenzione. Lato sinistro del sedere tenderà ad alzarsi, noi dobbiamo cercare di rilassarlo e mantenere il contatto. Vabbè, stessa cosa, 20 secondi lo facciamo di là, quindi portiamo il braccio destro dietro la testa e ci incliniamo. Il gomito sinistro, il braccio sinistro lo lasciamo avanti in questa maniera. Ok, terza fase. La terza fase noi cerchiamo di andare. Di liberare, cerchiamo di andare in rotazione direttamente verso il piede opposto. Quindi, mano destra indica il piede sinistro con il palmo verso l'alto, con la mano sinistra si passa sopra la testa e si cerca, si inclina verso il lato. 20 secondi. Notare, io parto e sono altissimo, vi farò vedere che poi alla fine io toccherò il piede direttamente. Però non vado direttamente al piede, lascio sempre che il muscolo si possa allungare gradualmente. Dall'altra parte, per rendere più efficace possibile, io tutti i movimenti che vi ho messo, questi 5 movimenti, li metto tutti in sequenza. Ovviamente quando faccio a letto, no, li faccio solo i due, faccio solo la gru e la farfalla sdraiata, faccio a letto. Però quando devo riscaldare o devo sciogliere, faccio tutta la sequenza completa. Quindi io per alternare, per esempio, ora finito questo ciclo, rimetterei gli altri esercizi. Aggiungo questo ora al momento se voglio ottenere maggiori risultati. Notare come il ginocchio sia alto, è molto alto. Ecco, ha scocchiato la schiena. Dall'altra parte, piano piano, mi ruoto pure. Ecco, quest'oggi è in crisi. Notare che ogni giorno cambia, cioè abbiamo diverse tensioni. Oggi ho arrampicato, sono appena arrivato dall'arrampicata, ovviamente è più peso. Ok, cambio e ricominciamo. Metto giù, 1001, 1002. Ah, un'altra cosa non vi ho detto, dato che questa è l'ultima della serie dello stretching basilare, è il conteggio dei secondi. Per contare i secondi, guarda, questo è un trucco che si impara dai sportivi perché noi che possiamo stare appresso al cronometro, diciamo, e quindi ne contiamo mentalmente i secondi con 1000, quindi 1001, 1002, 1005 secondi è 1001, 1002, 1003, 1004 e 1005, più o meno sono 5 secondi. Quindi è uguale, per arrivare a 20 secondi, a 1020 ci state abbondantemente. Detto ciò, inclino. No, oggi sono molto rigido. Dall'altra parte, piano, è molto morbido. Oltre al conteggio, ricordatevi pure la respirazione. Allora, chiudo, farfalla sdraiata.
sinistra, non c'è problema. Ah, stamattina non l'ho fatto l'esercizio, quello con l'esercizio. Allora, vediamo se siamo migliorati. Come vedete a sinistra c'è un ostacolo, io non lo vado ad affrontare, vuol dire che comunque il muscolo è stanco e non lo vado a tirare troppo, anche perché oggi ho scalato, mi sono impegnato e qui non lo vado a stuzzicare. Quando vedete che comunque state al limite non andate oltre, anche se dico io tocco la testa al ginocchio, vedete la condizione non è sempre così, anzi dobbiamo, ogni giorno è diverso, quindi dobbiamo ascoltare il nostro corpo e cercare di allungarlo per quello che è possibile per il momento. Da Roma è tutto, domani riparto, vado a Malaga, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sul tasto campanellina così rimarrai aggiornato attraverso le notifiche per i nuovi contenuti. Alla prossima!